Combatte proprio sotto gli occhi di Commodo, che nel frattempo è diventato imperatore. Nonostante si trovi in una posizione di svantaggio, riesce a vincere l'incontro e al termine di esso Commodo in persona decide di scendere nell'arena per congratularsi direttamente con lui. Squillano le trombe.
Sedete, sedete. La tua fama è ben meritata, Ispanico. Credo che non abbiamo mai avuto un gladiatore come te qui da noi. Ma perché l'eroe Mancì si rivela e ci dice il suo vero nome? Perché tu hai... Mi chiamano gladiatore. Come osi voltare le spalle a me, schiavo? Ti leverai l'elmo e mi dirai il tuo vero nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix, generale delle truppe del nord, servo di un unico vero re, Marco Aurelio, marito di una moglie uccisa, padre di un bambino assassinato, e avrò la mia vendetta in questa vita o in un'altra. Thank you.
La possibilità di cambiare il proprio destino. Il tema di Ritorno al futuro ci ricorda che anche mentre viaggiamo avanti nel tempo, i ricordi di ciò che è stato ci accompagnano, creando un legame indissolubile tra le note e i cuori di chi ama Ritorno al futuro. Strade? Dove andiamo non ci servono strade. Thank you.
Piaciuto il film? Anzi, i film? Piaciuta l'orchestra? Cine Symphony Orchestra! Paolo Annunziato! Gabriele Pilota, il narratore! Grazie a tutti, grazie al Porto di Finestrelle! La serata non è finita, ci vuole poi andare a visitare la Fiera del Libro, cioè il nostro punto ristoro, e dopo, dentro la chiesa, la proiezione di Macista Alpino, film del 1916 ristrutturato, restaurato e risonorizzato a cura del Museo Nazionale del Cinema. Grazie anche quindi al Museo Nazionale del Cinema. Scenario cinema davvero oggi. Grazie a tutti, buon Ferragosto! Cine Symphony Orchestra! Pietro Lesca! L'abbiamo sudata! Volevo ringraziare tutti, si chiude qui Scenario Montagna, un ricordo. Però un pensiero per gli amici di Bardolenchia. Come forse saprete, avremmo dovuto fare altri 3 spettacoli a Bardolenchia, al Palazzo delle Feste. Per quello che è successo, gli spettacoli sono posticipati, quindi chiudiamo però, devo dire, in super bellezza con la Cine Symphony Orchestra. Sono 6 mesi che ci lavoriamo insieme a Paolo. Fate un altro applauso a loro, perché vi giuro che hanno fatto un lavoro immenso. Grazie a tutti. Che con Paolo ha coordinato e, come gli Avengers, assemblato l'orchestra.